accoppia la batteria di un monopattino elettrico a fuoco, un negozio di biciclette in via San Donato. Processo 2 agosto, parla la BR Faranda, non sapevamo del covo del Sisde. Ieri i funerali di Chiara Gualzetti, il paese si stringe intorno alla famiglia. Bologna sotto i 5 cerchi di Tokyo, i campioni e le campionesse della Dotta. Canile del Trebbo, la sentenza contro il comune e la lotta degli animalisti. Poeta racconta poeta Baudelaire nell'interpretazione di Nicola Muschietiello. Ciao Raffaella, il pensiero di Bologna, Raffaella Carrà, venerdì i funerali. Europei 2020, la finale sarà Italia-Inghilterra, le opinioni dei tifosi bolognesi. Buongiorno e benvenuti a TG in Cronaca, in studio Caterina Maggi. Parliamo di cronaca. Nella giornata di ieri un incendio ha distrutto un negozio di biciclette in via San Donato. Per i dettagli sentiamo il servizio di Bruno Cosentino. Paura in via San Donato, dove ieri mattina è andato a fuoco un negozio di biciclette. A originare l'incendio, che non ha provocato morti e feriti, lo scoppio della batteria di un monopattino elettrico, smontato dal titolare della rivendita, Enrico Turiella. Il gestore ha anche provato a domare le fiamme, ma poi ha dovuto chiamare i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in 2 ore, operando con 13 uomini suddivisi in 6 squadre. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i carabinieri. «Ci sono 25 anni di lavoro lì dentro, tutta la mia vita», il commento a caldo di Turiella. Per il negozio, l'Extreme Bike OVB, situato nel civico 80 di via San Donato, i danni sono stati ingenti. Vetrate rotte, pareti annerite, tutta la merce andata in fumo. L'incendio ha inoltre colpito i solai degli appartamenti posti sopra il negozio, mentre l'interno delle abitazioni non ha subito danni. Le case però sono state evacuate per un paio d'ore. Ed è stata sentita ieri mattina come testimone nel processo ai mandanti della strage di Bologna la brigatista Adriana Faranda, che ha negato qualunque rapporto tra BR e servizi segreti e ha affermato di non sapere che gli appartamenti di via Gradoli fossero di proprietà del Sisde. Ci aggiorna sui fatti Michele Mastandrea. Non sapevamo che il Sisde avesse in dotazione degli appartamenti in via Gradoli. Sono lunari le ipotesi che i servizi segreti stessi ci abbiano infiltrato. Parole di Adriana Faranda, l'ex BR che partecipò anche al rapimento di Aldo Moro nel 1978. La donna è stata sentita ieri dai giudici bolognesi che stanno conducendo il processo ai mandanti della strage del 2 agosto. Faranda ha negato ogni ipotesi di eterodirezione delle BR, in particolare rispetto alla scelta di rapire Moro e non Andreotti o Fanfani, rispondendo per oltre 2 ore alle domande della Procura Generale. L'ex BR ha poi parlato dei covi di via Gradoli, dove visse Mario Moretti durante il sequestro del leader DC, covi al centro dell'attenzione dei PM. 3 anni dopo, infatti, sempre in via Gradoli, allo stesso civico 96, vivevano i terroristi neri dei NAR Giorgio Vale e Francesca Mambro, quest'ultima esecutrice materiale della strage alla stazione. Ai tempi, gli appartamenti erano passati in dotazione al Sisde, il servizio segreto al centro di molte pagine oscure della strategia della tensione, ed erano amministrati da Domenico Catracchia, uno degli imputati del processo con Paolo Bellini e Pier Giorgio Segatel. Il dibattimento, da oggi, si sposta per 2 giorni a Roma, dove sarà sentito tra gli altri l'ex prefetto Umberto Pierantoni. Si sono tenuti ieri i funerali della giovane Chiara Gualzetti, assassinata a Monteveglio da un coetaneo. Il paese si stringe attorno alla famiglia, che ora deve affrontare il calvario di un processo. Ci dice di più Elisa Toma. Ieri è stato il giorno dell'addio a Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa a coltellate il 27 giugno da un suo coetaneo, ora accusato di omicidio premeditato. La chiesa parrocchiale di Santa Maria di Monteveglio era già gremita quando è arrivata la salma. Gli arcieri della Compagnia del Melograno, a cui lei era iscritta, l'hanno accolta allineati con gli archi rivolti al cielo e gli abiti medievali. In tanti, soprattutto giovanissimi, erano lì con un fiore bianco o un girasole in mano. I genitori, distrutti dal dolore, seguivano la bara poi disposta ai piedi dell'altare. Commozione per la lettera indirizzata loro dal cardinale Matteo Zuppi, letta durante la funzione. «Vorrei dirvi che sono con voi», comincia. «La luce di Dio accende la stella luminosissima di Chiara e nel cielo la contempleremo perché anche noi possiamo uscire a riveder le stelle dopo questa notte terribile», continua. «Chiara è morta perché amava tanto e si fidava delle persone», ha detto il padre Vincenzo. Finita la funzione religiosa, una ragazzina ha tagliato il nastro che legava insieme dei palloncini bianchi e la comunità si è stretta in un forte applauso. I genitori, in lacrime, hanno abbracciato il sindaco di Monteveglio, Daniele Ruscigno, e chi porgeva loro le condoglianze. Poi hanno chiesto che il femminicidio della figlia non sia dimenticato. Per le altre notizie di cronaca e la cultura, passo la linea a Marco Sant'Angelo.
Grazie Caterina, a Tokyo 2021 anche Bologna, in tanti infatti i campioni e le campionesse in partenza per il Giappone per disputare le Olimpiadi, ci dice di più Francesca Del Vecchio. I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 inizieranno tra 2 settimane, precisamente il 23 luglio, e sono numerosi gli atleti che vivono in Emilia-Romagna ad aver ricevuto il pass per parteciparvi. La campionessa bolognese di tiro al volo, Jessica Rossi, oltre ad essere stata scelta come portabandiera, ha appena vinto l'oro nel Mixed Team di Coppa del Mondo. Nel nuoto ci sono nomi di calibro come l'esperta nuotatrice a farfalle Ilaria Bianchi, che è già la sua 4ª Olimpiade, o Martina Carraro, che detiene il record italiano dei 100 metri a rana. Queste sono le mie seconde Olimpiadi e sicuramente le più sofferte. È dal 2019, dopo il mio bronzo mondiale, che penso a questa gara e lo slittamento di un anno è stato davvero tosto sotto il punto di vista mentale, fa sapere in cronaca. Nel mondo della scherma ci sono Luigi Samele, numero 2 in Italia, nella sciabola, e Olga Carlan. Entrambi fanno parte della Virtus Scherma Bologna e c'è molta aspettativa nei loro confronti. Non si può parlare di Virtus senza nominare il basket, la nazionale che si è qualificata battendo la Serbia, ospite virtussini Paiola, Ricci e Tessitori. Anche loro voleranno a Tokyo. Si rimane a Bologna poi con l'atletica leggera e per il lancio del martello si è qualificata Sara Fantini, la naturale erede della campionessa Esther Balassini. Tenterà di battere il suo record italiano che risale al 2005. Fantini fa parte del gruppo sportivo Carabinieri Bologna, che porterà in Giappone tanti altri atleti, tra cui la campionessa italiana assoluta indoor di salto in alto, Elena Vallortigara, Roberta Bruni, che si è qualificata alle Olimpiadi meno di 2 mesi fa con il record italiano di 4,70 m nel salto con l'asta, e la maratoneta Giovanna Epis, che è campionessa italiana in carica. Parliamo del canile Trebbo di Reno perché la causa di un residente, poi sfociata in una sentenza, obbliga il comune a installare barriere fonoassorbenti nella struttura. Il 14 luglio scade il tempo disponibile, ma i volontari la considerano una deportazione. Il comune, tramite l'assessora Elena Gaggioli, dice di essere disponibile a un compromesso. Maggiori informazioni nel servizio di Francesca Bombarda. Al comune di Bologna rimane una settimana di tempo per completare l'installazione di barriere fonoassorbenti al canile intercomunale che si trova nel territorio di Castelmaggiore. E sempre entro il 14 luglio, come stabilito da una sentenza esecutiva del Tribunale che ha accolto il ricorso di un residente, il numero di cani dovrà essere ridotto a un massimo di 80 e almeno una 30 di alberi dovrebbero essere rimossi per lasciare spazio alle nuove installazioni. Era ancora il 2018 quando la lamentela di un cittadino trasferitosi a circa 300 metri dall'area si è trasformata in un contenzioso con il comune. Ma già nel 2013 l'abbaiare aveva reso necessaria un'indagine acustica. Secondo i volontari della struttura, che già avevano proposto soluzioni alternative, se si fosse lavorato subito non si sarebbe arrivati a una causa. A detta del comune, invece, come ha fatto sapere Elena Gaggioli, assessora comunale con delega ai diritti e benessere degli animali, un canile non si può spostare come se fosse un vaso di fiori. L'amministrazione è al lavoro già da molto tempo per cercare delle soluzioni. Ma adesso c'è una sentenza da rispettare, anche se lo stesso comune sa che è necessario trovare un terreno alternativo per il canile. Gaggioli ribadisce la sua disponibilità a un confronto per soluzioni condivise, ma gli attivisti rimangono fermi sull'importanza del benessere animale attuale. I 4 zampe potrebbero dover essere sedati in caso di trasferimento e molti potrebbero non farcela. Per il momento gli attivisti sono riusciti a bloccare gli spostamenti, ma si aspettano gli sviluppi nei prossimi giorni e prima della scadenza del 14 luglio. Nel 2021 sono 200 anni dalla nascita di Baudelaire. Per l'occasione la Rizzoli ha portato in libreria nuove edizioni dei piccoli poemi in prosa e dei fiori del male, nella traduzione italiana di Nicola Muschitiello, poeta bolognese. Lo abbiamo sentito per farci raccontare come mai il grande poeta francese continua a essere così unico e attuale. Marcello Conti. Baudelaire è il più grande poeta della modernità, ma anche il più frainteso. Così Nicola Muschitiello, poeta che ha uno stretto legame con Baudelaire. Sue le traduzioni in italiano di diversi libri baudelairiani, tra cui i piccoli poemi in prosa e i fiori del male, che Rizzoli riporta in libreria in occasione del 2° centenario della nascita. Baudelaire è come Dante, ci dice, ha attraversato il male per arrivare alla luce. Baudelaire è anche il poeta sorprendente, perché si sono scritte infinite cose su Baudelaire, no? Però mi pare che l'essenziale raramente sia stato colto. È il poeta della sindesi, dell'esame di coscienza, perché Baudelaire è di una sincerità crudele,
a cominciare da se stesso, per questo è grandissimo. Voleva essere conosciuto e amato, se non malediva il lettore, era nel suo temperamento quello di maledirsi e di maledire, perché era veemente Baudelaire. È stato veramente un miracolo, perché ha unito tante doti che solitamente non si trovano in un poeta, in un autore: la veemenza, la forza, il coraggio e la finezza, la spiritualità, l'anelito all'assoluto, alla trascendenza, e poi la sensualità, la sensibilità, con una tensione mai sopita verso l'assoluto, l'ideale, come diceva lui, la beauté, la bellezza assoluta, la trascendenza. Ci ha raggiunti in studio Francesco Sculati per parlare con noi di una diva, di un'icona della musica e della cultura italiana scomparsa recentemente, giusto? Certo, Caterina, buongiorno. Parliamo ovviamente di Raffaella Carrà, icona di stile mondiale ed europea, non solo campionessa di vendite per quanto riguarda la musica, ma anche la signora della domenica, la regina indiscussa della televisione italiana. Il nostro omaggio personale in un breve servizio, vi abbiamo raccolto i ricordi personali di parte della redazione di In Cronaca. Ci ha detto addio Raffaella Carrà, prima vera showgirl italiana, cantante internazionale, ballerina e conduttrice. Dopo gli studi di danza sceglie la TV, in Canzonissima con Corrado da scandalo per il suo ombelico scoperto, in Mille luci affianca Mina, e poi Ma che sera, Fantastico 3, Pronto Raffaella e infine Domenica In. La sua trasmissione di maggior successo è Carramba che sorpresa, cult anni 90. Icona di stile musa ancora oggi di designer e stylist, il caschetto biondo e le tutine di paillette sono solo parte dell'eredità che Carrà ci ha lasciato. Noi di In Cronaca abbiamo provato a capire cosa sia stata per noi. Ricordo quando avevo circa 5 anni e passavo i sabati sera con i miei a guardare Carramba che sorpresa. Mi emozionavo sempre nel vedere le persone che si rincontravano dopo tanto tempo. Sicuramente che ha saputo unire generazioni e popoli diversi, tanto che l'altro giorno, semifinale degli europei Italia-Spagna, vedere italiani e spagnoli cantare la Carrà a Wembley ha fatto capire cosa è stata e cosa ha significato per tutti. Il mio primo ricordo di Raffaella risale ai tempi di quando ero bambina, quando mia madre la domenica faceva le faccende di casa, teneva la radio accesa con le canzoni di Raffaella in sottofondo, io le cantavo. E di Raffaella Carrà mi ricordo il Tuca Tuca come tormentone iconico, e poi Raffaella è comunque stata un'icona di stile con il suo caschetto biondo che ha segnato un'epoca e la moda, e poi il suo ombelico di fuori, l'ombelico più famoso del mondo. Mi ricordo di mia mamma, mia nonna, mia zia che mi raccontavano dei suoi programmi con cui si intrattenevano gli anni 70, 80, 90, ed è incredibile come poi Raffaella abbia saputo intrattenere anche noi giovani negli anni 2000. 2010-2020, anche con le sue partecipazioni a canzoni, a programmi comunque molto contemporanei di successo. E chiudiamo con lo sport, perché sarà l'Inghilterra l'avversaria dell'Italia nella finale degli Europei di calcio 2020, in scena domenica a Wembley a partire dalle ore 21. Ieri sera i britannici si sono imposti per 2-1 contro la Danimarca, staccando così il pass per l'ultimo atto del torneo. Ma cosa pensano i tifosi bolognesi della cavalcata, sin qui trionfale, degli azzurri? Scopriamolo nel servizio di Federico Gonzato. Più la Spagna, secondo lei? Mi è sembrato che abbia giocato un pochino meglio, comunque cosa vuole, la palla è quella che è. Spero che in Inghilterra stasera con Danimarca va su e... Italia con Inghilterra. Quasi meglio l'Inghilterra, perché la Danimarca è una sorpresa, non vorrei che ci castigasse. Poi in Inghilterra sappiamo come sono, giocano a casa loro, d'accordo, però cambia poco, insomma. Da di stasera vedo favorita l'Inghilterra, anche se preferirei passasse la Danimarca. Con buona pace dei bolognesi che speravano ieri sera in una vittoria della Danimarca, l'avversario dell'Italia nella finale di domenica di Euro 2020 sarà l'Inghilterra, che complice l'autorete del danese Kier e il gol ai supplementari dell'attaccante Harry Kane si è imposta a Wembley sulla Danimarca, conquistando il pass per la finale. Domenica gli azzurri avranno di fronte a sé un avversario ostico e blasonato. Gli uomini di Mancini dovranno quindi cercare in questi ultimi giorni di recuperare le forze, nonostante la convinzione
emozione sia tanta dopo la vittoria di martedì contro i cugini spagnoli. Finora per i tifosi bolognesi la cavalcata inarrestabile degli azzurri in queste notti magiche di luglio sarebbe frutto soprattutto delle scelte tecniche e della guida del CT Roberto Mancini, che nonostante pochissime sbavature ha saputo impostare un buon gioco. Sì, sì, Mancini mi sta stupendo, non pensavo, mi è piaciuto molto come ha gestito la situazione. E l'allenatore secondo me è perfetto, dopo anni che abbiamo avuto allenatori diciamo un po' più discutibili. Ora appuntamento a domenica sera alle ore 21 per l'attesissima finale. Per questa edizione del TG in cronaca è tutto, un saluto dalla redazione.